Andrea Rognoni, che è il direttore del Centro delle Culture Lombarde, oggi presentate il secondo volume della Geostoria proprio della Lombardia, si va dal 400 all'800, quindi qual è la differenza rispetto al primo volume sostanzialmente? Ecco, nel primo volume si erano poste le basi, dai Celti fino all'età medievale, delle strutture territoriali, viabilistiche, funzionali della Lombardia. In questo secondo volume si vede come la Lombardia diventa moderna attraverso le prime industrie, attraverso una razionalizzazione dell'agricoltura, il catasto teresiano e ovviamente a seconda delle differenze fra la parte alpina e la parte della pianura, quali sono le innovazioni in campo agricolo, economico, anche di rapporto con le istituzioni, la Chiesa da una parte e i vari dominatori che si sono succeduti, pensiamo ai francesi, agli spagnoli, agli austriaci e a Napoleone. Ecco, lei ha sottolineato l'importanza del territorio, tant'è che ci sono all'interno di questo volume contributi proprio di personaggi che appartengono a questi territori. Assolutamente sì, questa è la logica un po' di tutti i nostri volumi, ciascuno collabora sulla base della conoscenza della propria area geografica, della propria provincia, del proprio mondo. Si pensi per esempio a Mascetti, che è un noto storico comasco che ha portato il contributo di Como, dell'Ario e della Valtellina, Molteni, la Brianza e la zona di Lecco, il Cremonese e il Mantovano è stato fatto da Ferrari. Ecco, sono tutti comunque collaboratori che hanno scritto dei libri già sul proprio territorio o di tipo storico, geografico, economico, culturale eccetera e il sottoscritto poi è impegnato come nel primo volume con Milano, ecco, l'evoluzione della città di Milano nel corso di questi quattro secoli. Quindi questa seconda parte immagino che punti molto proprio anche sulla, come ha già detto in parte, anche sullo sviluppo del tessuto produttivo di questa zona della Lombardia, no? Assolutamente sì, ci sono per esempio, ricordo, le fabbriche di armi, anziché per quanto riguarda Milano il tessuto, sviluppo dei tessuti e poi anche la rete idroviaria che è molto importante a partire da Leonardo da Vinci, dai primi promotori medievali per arrivare proprio al 700-800 con un sistema di canalizzazione che fa capo tra l'altro a una struttura che attraverso Maria Teresa acquisisce la coscienza del catasto, quindi un'organizzazione territoriale molto evoluta sul piano economico finanziario. Qual è invece l'aspetto più interessante che riguarda il come questo sviluppo industriale poi ha plasmato il modello sociale invece? Sì, questo è proprio un po' il cuore del nostro discorso, cioè cercare di far capire come l'attuale condizione della Lombardia sia legata a quelle radici e a quelle scelte, cioè il fatto che nonostante i dominatori stranieri fra virgolette, sempre i lombardi sono stati coscienti del ruolo che le loro città e i loro contadi potevano giocare soprattutto nella prima fase dell'industrializzazione. Pensiamo al Bustocco, dove evidentemente un certo tipo di lavoro sul tessile inizia molto presto, collegato poi anche ai bachi da seta e a un certo tipo di agricoltura, e promuove attraverso una serie di iniziative che spesso fanno capo a persone anche eccellenti sul piano dell'inventiva, quello che poi è diventato il boom dell'Ottocento e del Novecento. Senta, come prefazione c'è il contributo anche del Presidente della Regione Maroni. Sì, Maroni sottolinea soprattutto quanto i successi del 2015, parliamo dell'Expo e il rilancio dell'appartenenza a una macro regione alpina, ecco, siano legati proprio a queste radici e a questo sviluppo che viene raccontato nel libro.